Buonasera, bentrovate ad un nuovo appuntamento con TG Alto Tevere. In questi giorni la Guardia di Finanza ha promosso una serie di controlli insieme a Polizia e Carabinieri in materia di sicurezza pubblica per tutta la provincia, anche tra Città di Castello e Umberti e zone periferiche. Il servizio di Cristina Crisci. A margine di una riunione tecnica di coordinamento in prefettura sono stati intensificati i controlli straordinari interforze nella provincia di Perugia, anche nei territori di Umberti e Città di Castello, per prevenire gli episodi di microcriminalità, reati contro il patrimonio, spaccio di droga e aggressioni. Nella zona Tifernate di Umberti, del personale della polizia, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con gli agenti della polizia locale, hanno effettuato un controllo del centro storico, estendendo poi il pattugliamento anche nelle zone periferiche. Durante i controlli interforze, il personale impiegato nel corso degli 11 posti di blocco ha identificato 229 persone e sottoposto a verifica 171 veicoli, contestando 3 sanzioni per violazioni del codice della strada. L'intensificazione dei controlli interforze proseguirà anche nei prossimi giorni. Una giornata intensa e ricca di emozioni, quella vissuta ieri a Gubbio, a cominciare dall'alzata della mattina in Piazza Grande, che ha dato il via alla festa dei Ceri 2024. I capodieci di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio, dopo i 3 saluti alla Basilica e ai campanari alla folla, hanno lanciato le brocche per poi fare le 3 virate intorno al pennone. È iniziata così una grande corsa che non ha visto nessuna caduta da parte di nessun cero, se non una piccola incertezza per Sant'Antonio in via 20 Settembre. Anno storico anche per l'arrivo in Basilica, dove San Giorgio è riuscito ad arrivare molto vicino a Sant'Ubaldo, che per una manciata di secondi è riuscito comunque a chiudere il portone e a vincere. E quindi dopo la festa dei Ceri di ieri a Gubbio si continua ad omaggiare Sant'Ubaldo, vescovo della città divenuto patrono nel 1192 per disposizione di Papa Celestino III. Proprio ieri abbiamo festeggiato con i Ceri il primo grande omaggio al nostro patrono Ubaldo. Oggi, giorno solenne invece della sua festa, 16 maggio, giorno della sua morte, la Chiesa continua a celebrare e festeggiare Sant'Ubaldo. Numerosi gli appuntamenti a partire dalla mattina con il solenne pontificale in cattedrale, presieduto dal vescovo Luciano Paolucci Pedini, che nel pomeriggio ha celebrato la messa nella Basilica di Sant'Ubaldo. È una grande grazia, credo, quella che abbiamo, di poter veramente salire e continuare a vedere il corpo del nostro patrono. Siamo fortunati perché avevamo un attaccamento viscerale fin da bambini con Sant'Ubaldo. È un confidente proprio, no? È uno che è sempre lì, sempre in ascolto della tua vita. È il padre della città di Gubbio, primo cittadino e la guida spirituale di un popolo. Non tutte le città hanno un legame così forte con il loro patrono. C'è scritto sul campanone, c'è una scritta in latino che fa tutto il giro, fa 3 giri. Signore nostro Gesù Cristo, per intercessione della Santissima Concezione, della Beata Vergine Maria e dei santi Giovanni e Ubaldo, liberi questa città dal flagello, del terremoto, del fulmine e della tempesta e da ogni male. Ma poi i valori che Ubaldo ci ha trasmesso sono in realtà per tutta la vita. Sant'Ubaldo non ha cercato la sua gloria, non ha cercato il suo potere, non ha cercato il suo guadagno, ancora c'ha tanto da insegnarci. Anghiari ricorda Don Nilo Conti a più di 50 anni dalla scomparsa. Sacerdote, educatore, intellettuale, la comunità celebra uno dei suoi personaggi più amati, il servizio di Paolo Tilli. Con Ilaria Lorenzini, assessore del comune di Anghiari, per parlare di una giornata speciale, perché per gli angheiaresi, Don Nilo Conti è un personaggio che ha uno spazio nel cuore. Ci sono stati due momenti per ricordarlo. Due momenti che sono iniziati con la mattina, una celebrazione religiosa ovviamente, e poi una sistemazione proprio nel cortile della nostra propositura di una scultura che ricorda il nostro Danilo Conti, realizzata da Gianfranco Giorni, anche lui artista locale di grande valore. E poi in pomeriggio al nostro teatro comunale un documentario di quest'uomo che ha lasciato una grande eredità non solo morale, non solo etica, non solo religiosa, ma anche materiale, perché se noi abbiamo un museo statale lo dobbiamo alla donazione che Don Nilo Conti fece di questo palazzo, che lui nel suo
ideale testamento disse che doveva essere destinato ad accogliere opere d'arte. Quindi, per esempio, questa è un'eredità. Se vogliamo essere più frivoli, dobbiamo ricordare, per esempio, il nostro carnevale che Don Nilo Conti inventò chiamandolo Carnevale della Gioventù, quindi per avvicinare e proteggere anche i nostri ragazzi. Se abbiamo un oratorio, lo dobbiamo all'idea di Don Nilo Conti, per cui quest'uomo che, come hai giustamente detto, è nel cuore di tutti gli angheresi che l'hanno conosciuto, ma è nel cuore anche di quelli che, come me, purtroppo non hanno fatto in tempo a conoscerlo. E perché la sua eredità continua ancora oggi. Di Don Nilo Conti si parla tutti i giorni ad Anghiari. L'Ama di San Giustino, stamani l'inaugurazione molto partecipata della biblioteca diffusa della scuola primaria al servizio di Marco Polchi. Dopo 2 anni di lavoro, progettazione e formazione, prende vita la biblioteca diffusa della scuola primaria di Lama, parte della direzione didattica San Giustino Citerna. Libri e storie si prendono gli spazi del plesso, d'ora in poi interamente dedicato alla lettura e alle immagini. Abbiamo pensato di distribuirla in tutta la scuola, in tutti gli angoli inutilizzati, dal piano terra al primo piano, ai sottoscala anche. Ogni angolo della scuola è diventato funzionale alla lettura. La nostra biblioteca prende il nome di Giardino Segreto. Ogni angolo ha il nome di un giardino tematico in cui i bambini possono esplorare libri di ogni genere. Vi piace leggere? Sì, molto. Perché vi piace leggere? Perché diciamo ci esprimiamo con la lettura. Ci divertiamo molto leggendo. Qual è il tuo libro preferito? Allora, questa è una domanda un po', forse In scena, perché è molto bello ed è anche un genere che mi piace. La cerimonia di inaugurazione è stata arricchita da musica e letture, poi tutti a scoprire il giardino segreto, un luogo aperto agli studenti ma anche a tutta la cittadinanza. La nostra biblioteca è stata pensata come un luogo centrale nel nostro paese, quindi aperto a tutta la cittadinanza. Dal prossimo anno scolastico verranno stabilite delle date in cui si prevedono degli incontri, delle attività, dei laboratori aperti alle famiglie e alla popolazione. Ed è possibile già da oggi tesserarsi. Salone Internazionale del Libro ha registrato numeri da record, successo per la regione toscana. Ma tante iniziative, anche la nostra presenza qui, anche l'avere non solo lo stand della regione toscana, ma tanti editori da noi supportati. E poi questo è lo spazio del verde che Avoca, un'azienda toscana, ha costruito, dimostra la sensibilità e l'impegno. E poi una proposta di legge che stiamo portando avanti, quella della lettura veloce. L'altra, l'impegno a far parlare, perché parlare significa poi stimolare la lettura, e contemporaneamente tanta iniziativa anche con i fondi europei per poter diffondere i libri nelle scuole. Parleremo libri per gli studenti con famiglie fino a 15.000 euro. Io penso che la lettura sia l'elemento fondamentale della cultura e sono convinto che proprio l'editoria deve essere sostenuta come interesse generale, perché accresce il livello culturale, ma soprattutto il livello di civiltà, di poter leggere, conoscere e con questo scrivere. Beh, è un momento molto difficile per l'Italia e per il mondo. Io concludo il libro sull'antica Roma dicendo che, ricordando le parole finali del gladiatore, c'era un sogno che era Roma, sarà realizzato. Il sogno di Roma era la pace universale, era il governo del mondo. Sembrava che fossero arrivati molto vicini, fine anni 80, inizio anni 90, la caduta del muro, la fine dell'apartheid in Sudafrica, la pace di Oslo sembrava fatta tra Israele e palestinesi. Poi la storia ha preso tutta un'altra direzione. Abbiamo di nuovo le guerre, abbiamo problemi globali come il riscaldamento del pianeta, come la proliferazione nucleare, che non riusciamo ad affrontare tutti insieme. Quindi sì, è una sella quella cui siamo persi, e non solo male. Quindi c'è anche magari un po' l'ossigeno, però posso dire leggete i libri, non li hai, ma leggete, perché prendetevi anche un tempo per voi stessi. Questo maledetto telefonino ci serve a vivere, ci serve a lavorare, però ci frammenta il tempo, ci proietta a lontano da noi stessi. È lo specchio di Narciso il telefonino, tutti vogliono far sapere al mondo chi sono, che facciano, cosa bevono, cosa mangiano, cosa pensano, cosa sentono, però poi alla fine al mondo di noi non importa molto più di nulla. Questo crea frustrazione.
prendersi un tempo non interrotto per leggere è una cosa meravigliosa. Caro saluto a tutti. Si chiama Terracco l'evento organizzato dall'Anfi Atleti Fiamme Gialle con il patrocinio del Comune. Temi avvincenti per esplorare e comprendere che cosa ci riserva il futuro tra terra e mare. Un appuntamento con la scienza si è svolto sabato a Città di Castello con Terracqueo, dedicato in particolare alle scuole ma aperto al pubblico. Tre prestigiosi relatori per un evento divulgativo dedicato all'interazione fra mare e terra. Al nuovo Cinema Castello tanti ragazzi ad ascoltare gli interventi in scaletta nell'evento promosso dall'associazione Atleti Fiamme Gialle. La nostra associazione è stata creata insieme ai gruppi sportivi Fiamme Gialle nel 1921. Quindi da allora centinaia e centinaia di atleti hanno fatto parte, hanno indossato la maglietta delle Fiamme Gialle. Quindi per non disperdere questo patrimonio, che è un patrimonio tecnico, agonistico, ma anche umano, abbiamo pensato di creare questa associazione e poi di trasmettere qualcosa all'esterno dal punto di vista dei valori tecnico-agonistici, esperienze fatte da questi atleti, alcune dei quali sono medaglie d'oro olimpiche e via dicendo, e fare in modo che soprattutto i giovani, e qui sono presenti i giovani, e noi in genere chiediamo alle scuole di aderire, possano capire quali sono i valori che lo sport sa trasmettere. Sport, calcio, un po' di Città di Castello nella vittoria in Coppa Italia della Juventus grazie alla presenza nello staff di Massimiliano Allegri, del Tifernate e Francesco Magnanelli. C'è anche l'Alto Tevere nella vittoria della Juventus in Coppa Italia. Il Tifernate Francesco Magnanelli infatti ha alzato il trofeo vinto per la 15ª volta dai bianconeri. Juventus guidata da Massimiliano Allegri, che ha voluto fortemente Magnanelli nel suo staff tecnico a partire da questa stagione. Dopo tante promozioni è la prima Coppa Nazionale in carriera per Magnanelli, classe 1984, ex calciatore e centrocampista, bandiera e capitano del Sassuolo, con cui ha giocato 474 partite, dalla Serie C2 alla Serie A fino al 2022. Cresciuto nella Tiferno 90, ha vestito le maglie di Gubbio, Chievo e San Giovannese, e poi naturalmente Sassuolo, allenato per un periodo da quello stesso Allegri che dopo 18 anni in nero-verde lo ha portato in bianco-nero. Una vita per il calcio e per l'amata famiglia, quella di Magnanelli, celebrato con targhe e riconoscimenti a Sassuolo e nella sua Città di Castello, e che ora festeggia il suo primo trionfo, il primo, si spera, di una lunga serie. Torna Lions in piazza domenica 19 maggio in piazza Torre di Berta San Sepolcro, una giornata di prevenzione sanitaria gratuita. Controlli e screening offerti dai professionisti per promuovere la salute della comunità locale. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Teletruria.